Vorrei ringraziare il comitato organizzatore di questo invito. Io sono di casa alla Cattolica, essendo nato e culturalmente cresciuto in questo ambiente universitario, però a Roma, non a Milano. Infatti è la prima volta che visito l'Università Cattolica di Milano. E nella mia vita professionale, nel corso della mia vita professionale, mi sono sempre dedicato alle degenerazioni rettiliniche e ho avuto la fortuna di interagire con tanti ricercatori, e qui in sala ce ne sono alcuni per i quali io ho una particolare stima, profonda stima, simpatia, come quelli che vedo qui, la professoressa Strettori, la dottoressa Marchese, il professor Banfi, il professor Surace, eccetera. E con loro ho avuto modo tante volte di scambiare informazioni, quindi con un flusso di notizie, di informazioni che vanno dal clinico che fa la routine clinica, che tira la carretta nell'ambulatorio, che vede i pazienti tutti i giorni, eccetera, e le persone che fanno ricerche di punta avanzate che poi aprono, dischiudono delle prospettive terapeutiche. Quindi diciamo un vantaggio importante nella mia scelta professionale. Io fin da piccolo, diciamo da quando ho iniziato, mi ero ripromesso di occuparmi di questa materia che mi affascinava, e ancora ricordo gli sforzi che facevo a primo anno di specializzazione con un giovane ragazzo affetto da Bardet Biedl, del quale cercavo di capire la funzione retinica, no? In un momento in cui non avevamo strumenti e l'oftalmologia era molto più rudimentale di quanto è adesso. Questo per darvi un'idea. E nel corso degli anni, diciamo negli ultimi 30 anni circa, mi sono dedicato alla comprensione di queste malattie degenerative dal mio punto di vista, dal punto di vista del clinico. E dal punto di vista del clinico un aspetto molto importante e che ho realizzato da subito era che il patrimonio visivo del paziente, cioè la funzione dei coni, che noi è quello che noi vediamo e siamo più in grado di misurare quando abbiamo il primo contatto col malato, rappresentava un po' l'area di interesse del mio lavoro, e tuttora rappresenta l'area di interesse del mio lavoro. E come avete sentito, come è stato spiegato anche in maniera approfondita, c'è questo fenomeno di degenerazione che molte volte è secondario a carico dei coni rispetto ai bastoncelli. Per esempio, nelle mutazioni della rodopsina di cui avete sentito parlare, si comincia a valutare che c'è una perdita massiccia dei coni soltanto quando la perdita dei bastoncelli è maggiore del 75%. Quindi è evidente che c'è un'interazione fra coni e bastoncelli nella retina e che i coni per qualche motivo perdono qualcosa. Quindi ci sono dei fattori che sono stati menzionati e spiegati anche in modo, come sempre, eccellente dalla professoressa Enrica, che riguardano proprio la mancanza di qualcosa, questo effetto bystander che fa degenerare i coni. E questi sono i meccanismi che ho raccolto in una tabella che riguardano proprio questo processo degenerativo e che sono stati invocati per spiegare questo processo degenerativo. E fra questi vorrei citarne due in particolar modo, che sono la perdita di fattori neurotrofici che era stata ipotizzata già più di 20 anni fa, e una sorta di alterazione del metabolismo energetico delle cellule che è stato definito e chiamato come starvation, come se i fotorecettori fossero affamati, i coni fossero a un certo punto del loro processo in uno stato di insufficienza di energia metabolica che li mette in una condizione di non funzione. Però questi meccanismi di degenerazione dei coni si accompagnano ad una lunga fase nella quale i coni sopravvivono, e questo è il concetto importante da capire
e perché vale per molte forme genetiche di degenerazione. E questo può, è un po' una rivoluzione copernicana nella comprensione di questi processi degenerativi, ed è una spiegazione del fatto che in alcune condizioni terapeutiche, come per esempio la terapia genica, si può avere un miglioramento della funzione. Quindi, se voi guardate bene gli studi riportati nella letteratura scientifica dal gruppo della professoressa Simonelli in Italia, per esempio, o dalla Jim Bennett, eccetera, quello che colpisce è il fatto che si possa avere un miglioramento funzionale. Quindi non uno stop alla degenerazione soltanto, ma un recupero della funzione, in qualche modo una rescue dei coni, cioè un recupero di queste cellule prima che inizino un processo degenerativo irreversibile che le porta a morte. Quindi sono stati condotti, sono tuttora condotti vari studi che caratterizzano i possibili meccanismi molecolari che portano a una disfunzione dei coni e poi alla loro degenerazione. Uno di questi da citare, secondo me, è questo Rod-derived cone viability factor, cioè questa sostanza che è stata scoperta dal gruppo del professor Sahel e che ha un'azione importante, si è visto, nella sopravvivenza delle cellule, dei coni, in vari modelli, differenti modelli di degenerazione retinica su base genetica. E tant'è vero che l'espressione del Rod-derived cone viability factor, cioè di questo fattore che sostanzialmente è un fattore di crescita che controlla il metabolismo energetico dei fotorecettori, può, quindi l'espressione dovuta appunto a un meccanismo di terapia genica è in grado di preservare molto la funzione dei coni, quindi provocare praticamente una protezione dei coni stessi. Più recentemente si è sviluppato questo un concetto, partendo da questi presupposti, in base al quale si può avere una recupero, una ristorazione della funzione dei fotorecettori, e questo meccanismo parte dal presupposto appunto che i fotorecettori prima di morire hanno un lungo periodo di dormienza. Difatti viene chiamata così questa fase, nella quale appunto è uno stadio degenerativo reversibile in qualche modo, in cui si hanno delle variazioni anche strutturali dei coni che noi possiamo soltanto immaginare, ma possiamo intuire adesso con delle tecniche cliniche nei pazienti, come per esempio le OCT ad alta risoluzione, che fanno sì che i coni stessi vanno incontro a delle variazioni strutturali, cioè stanno in una fase di dormienza nella quale viene perso il loro segmento esterno, quindi perdono la capacità di trasdurre la luce, però sono vitali, sono vivi. Quindi in linea teorica c'è la possibilità che si possa avere un recupero funzionale. Quindi in realtà quello che noi misuriamo funzionalmente nei malati con la pigmentosa molte volte è solo una parte del loro potenziale visivo, perché un'altra parte del potenziale visivo non è misurabile, perché i coni non trasducono ma sono vitali. Questo è un concetto importante nel campo della neuroprotezione, perché, come dicevo prima, la neuroprotezione non è soltanto un rallentamento, a mio modesto avviso, non è soltanto un rallentamento o un arresto nella progressione del processo degenerativo dei coni, ma è caratterizzata anche, dovrebbe essere caratterizzata e si è visto in varie circostanze, anche da una rescue dei coni stessi, cioè da un recupero funzionale di queste cellule. Quindi da un punto di vista fisiologico c'è un'alterazione del metabolismo energetico che porta a questa dormienza dei coni, che in linea teorica potrebbe essere reversibile, almeno diciamo in una certa fase della malattia. E questo comporta praticamente che
nei malati con la degenerazione, con la retinite pigmentosa, per esempio con la degenerazione secondaria dei coni a una primaria degenerazione dei bastoncelli, noi possiamo misurare con delle tecniche opportune, una che è molto usata adesso, che è fondamentale nella clinica dell'OCT, la presenza di un certo numero di nuclei dei fotorecettori che sono ancora presenti nella retina. E questo, quindi questa misura anatomica diventa molto importante anche nella prospettiva di un recupero funzionale. Quindi probabilmente questa alterazione che voi vedete qui del campo visivo, che è tipica dei malati, cioè c'è un restringimento concentrico del loro campo visivo, però forse è un effetto funzionale esagerato rispetto alla loro reale perdita anatomica. E in questo schema viene mostrato come la neuroprotezione dei coni possa inquadrare nell'ambito dei tentativi terapeutici e delle possibili terapie che siano applicabili nel processo degenerativo retinico, quindi che il clinico vede come applicabili nel processo degenerativo dei pazienti, almeno in una certa fase della malattia, fermo restando che per esempio la terapia genica, di cui si è parlato a lungo prima, descritta dal professor Surace, gioca un ruolo fondamentale. Quindi noi nella clinica abbiamo il dovere di genotipizzare i pazienti il più possibile, proprio perché dobbiamo offrir loro la possibilità di poter accedere a terapie geniche che si stanno sviluppando. Però oltre a questo, e quindi è un percorso, perché per arrivare a una genotipizzazione, alla diagnosi del genotipo, c'è un percorso piuttosto lungo da fare, e uno studio accurato del fenotipo per poter indirizzare il genetista, perché altrimenti ci si muove molto male. Quindi nell'ambito per esempio delle amaurosi congenite di Leber ci sono vari tipi, ci sono vari segni legati alla clinica che possono essere importanti da tenere presente per guidare la diagnosi, così come nelle retiniti pigmentose abbiamo vari aspetti del fenotipo che ci aiutano a guidare la diagnosi genetica. Però oltre a questo, uno sforzo importante è legato al fatto di cercare di preservare la funzione dei coni. Però per poter preservare, per poter capire il processo degenerativo, nella clinica bisogna avere dei tools, dei sistemi che ci consentono di misurare questa funzione in qualche modo. Senza questi sistemi non avremo realmente la possibilità. Uno di questi io l'ho sviluppato a Roma, nel piccolo laboratorio del Policlinico Gemelli della Cattolica, dove spesso mi sono venuti a trovare i miei amici, per cui in particolare Enrica, ed è stato sviluppato grazie anche all'aiuto dell'Istituto Superiore di Sanità, una tecnica per misurare la funzione dei coni nella retina centrale, che noi abbiamo chiamato elettroretinogramma focale. In realtà è un elettroretinogramma che è circoscritto ai 18 gradi di retina centrale e che consente una misura quantitativa abbastanza precisa della risposta dei coni nella retina centrale. Cosa abbiamo studiato con questa tecnica? Anzitutto abbiamo studiato la distribuzione della risposta nella retina centrale, sia in condizioni normali che nei malati con la retinite pigmentosa, per vedere come venivano alterati, come venivano persi i coni, persa la funzione dei coni, quindi la disfunzione in questi pazienti. E poi sono stati condotti degli studi a lungo termine sulla storia naturale della perdita dei coni. Questo è un altro aspetto importante, cioè se noi vogliamo intervenire dal punto di vista terapeutico dobbiamo un attimo valutare la velocità con la quale decade la funzione. E qui vedete degli esempi di decadimento funzionale nei pazienti con le forme recessive, con le forme dominanti,
con le forme sporadiche o con la sindrome di Usher. E quindi diciamo dall'inizio, da dopo il 2010, sono iniziati degli studi di storia naturale basandosi, retrospettivi, basandoci sui dati che avevamo disponibili, che avevamo raccolto nel corso di 20 anni nel nostro laboratorio. E in questo un ruolo di grande aiuto mi è stato fornito dalla nostra collega compianta, la professoressa Lucia Galli, che ha partecipato è stata quasi una guida per me nella conduzione di queste ricerche. Quindi abbiamo anche studiato la variabilità delle misure, perché non dobbiamo dimenticare che nella clinica noi abbiamo delle misure di outcome e dobbiamo essere sicuri che queste misure siano affidabili e che possano essere utilizzate nei trial clinici, perché intuitivamente, come primo approccio, uno dice: vabbè, ma se tu fai un trattamento a questi malati, che cosa vai a vedere? Vai a vedere come migliora l'acuità del campo visivo, però non è così semplice e intuitivo, perché sia l'acuità del campo visivo che le misure che noi facciamo fisiologiche in questi pazienti hanno un'enorme variabilità test-test. Quindi purtroppo abbiamo dovuto perdere tanto tempo per capire questo e per settare delle misure che avessero una variabilità accettabile, contenuta, per poter condurre degli studi clinici o dei trial clinici. E poi abbiamo provato a stimare la velocità di perdita della funzione dei coni. E voi vedete qui, è interessante notare che è abbastanza stereotipata su un gran numero di misurazioni e un gran numero di pazienti il decadimento della funzione, che porta in una decade di vita a una perdita di 0,3 unità logaritmiche, cioè porta a dimezzare la funzione dei coni centrali, ok? Ma in una decade di vita, cioè nel corso di tanti anni, questo significa che la perdita è molto piccola in realtà, che se noi dovessimo disegnare degli studi per rallentare l'evoluzione della malattia, potremmo impiegare un tempo che non è sufficiente non è sufficientemente supportabile, per esempio, come costi di un trial clinico. Ed ecco qui che rientra quell'altro concetto di cui parlavo, che è un po' una rivoluzione nel nostro campo, cioè la possibilità di poter invertire l'effetto, cioè di poter guadagnare la funzione con un trattamento piuttosto che non rallentare il decadimento funzionale. Quindi la perdita su base logaritmica è dell'ordine fra il 5 e il 10% a seconda della modalità di trasmissione. Come dicevo, 5-10% anno è una misura molto piccola, cioè da un anno all'altro non si vede, ci vuole più tempo per poterlo valutare. E un altro esempio di come decade la funzione dei coni l'abbiamo studiato in un follow up molto lungo di quasi 22 anni nella Usher di tipo 2, che è una forma molto frequente di retinite pigmentosa sindromica associata all'ipoacusia. È la forma più frequente, diciamo, no? Tra l'altro le mutazioni nel gene responsabile di questa forma possono anche essere causative di retinite pigmentosa non sindromica, cioè sono una causa importante delle forme di retinite pigmentosa recessiva. Ci sono degli studi che sono in corso, che si stanno preparando, anche dei trial clinici con dei farmaci che rientrano nell'ambito della terapia genica per questa forma qui. Quindi assume un certo valore il capire la velocità del decadimento della funzione dei coni in questa malattia. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter studiare questo effetto, questa dinamica, con uno studio che fosse sia cross-sezionale ma anche longitudinale in questi malati.
E abbiamo visto anche qui che c'è una finestra temporale in cui il decadimento va un pochino più rapido, ma è sempre molto lento, e poi una seconda fase in cui il decadimento è molto lento. Quindi chiaramente se si dovesse intervenire, sarebbe opportuno intervenire in una fase relativamente precoce della disfunzione, anche se quello che noi abbiamo notato è che in questa malattia la disfunzione dei coni è presente sin dall'esordio, sin dall'inizio, quindi c'è un danno funzionale molto precoce che va un po' incontro quello che era stato visto in precedenza, dove si poneva l'accento soprattutto sulla perdita dei bastoncelli, ma in realtà anche la perdita dei coni è molto molto rapida. E qui vi dà anche un'idea, no, di questa misura, di come decade questa misura anche rispetto ad altri, come per esempio l'acuità visiva che tiene di più e il campo visivo che mantiene di più la sua visione, la sua estensione, ed è quindi sono delle misure che tradizionalmente sono state studiate nella sindrome di Usher, ma che non riflettono bene il decadimento dei coni, soprattutto nelle fasi iniziali. Un discorso analogo è stato, l'abbiamo avuto modo di condurlo anche nelle cosiddette distrofie primitive con ROD, cioè quelle malattie in cui la degenerazione dei coni non era secondaria a quella dei bastoncelli, come avete visto nella rodopsina, ma in cui il misgene, il difetto genetico, veniva a interessare i coni e i bastoncelli, entrambi i tipi di cellule, e quindi si aveva un progresso di degenerazione parallelo fra i coni e i bastoncelli. E quello che si poteva notare, ecco, questo è un caso tipico, un esempio tipico di un paziente che noi abbiamo studiato, in cui nella fase iniziale sono più preservate addirittura le risposte bastoncellari rispetto a quelle dei coni. E qui abbiamo avuto modo di vedere che questo esame, che noi, queste misure che noi facciamo nella retina centrale, hanno diciamo la caratteristica di essere progressive, molto progressive, soltanto in un sottogruppo di pazienti, perché un altro sottogruppo ha un processo degenerativo stazionario, quindi tutto dipende chiaramente dal genotipo di questi malati, però praticamente le caratteristiche della progressione della disfunzione dei coni misurata con questo elettroretinogramma ci diceva che ci sono dei gruppi di pazienti che sono stazionari nel tempo, sia con delle risposte buone, quindi anche con un patrimonio funzionale ben preservato, sia con delle risposte ahimè più compromesse, quindi con un patrimonio più compromesso, ed altri malati invece che hanno una progressione piuttosto rapida della malattia se messa in confronto con la progressione dei coni nella retina pigmentosa. E come vedete, per esempio, in questi pazienti qui, in questo gruppo di pazienti qui, in cui la velocità di progressione è molto rapida. E un'altra cosa interessante che abbiamo visto è che, come dicevo, l'acuità visiva molte volte non riflette esattamente la progressione o la severità della malattia, e l'acuità visiva è una misura classica che noi utilizziamo e che impieghiamo nel valutare il follow up dei nostri pazienti, però molte volte la degenerazione dei coni può precedere la degenerazione dell'elettroretinogramma focale, di questo nostro elettroretinogramma precede di un anno, predice anche in modo abbastanza accurato di un anno e mezzo la progressione e la perdita dell'acuità visiva. Quindi quando noi vediamo una progressione dell'elettroretinogramma in senso negativo, poi ci aspettiamo che questo abbia un riscontro funzionale successivo. Nell'ambito di questi studi di cui mi sono occupato in corso degli anni sulle degenerazioni dei coni, mi è stata anche data la possibilità di condurre un piccolo studio pilota
che io ho iniziato in modo un po' naif, però poi si è rivelato avere, secondo me, del fondamento, utilizzando una molecola che è il nerve growth factor, fattore di crescita. E mi è capitato di condurre un piccolo studio proof of principle partendo dall'idea che questa nerve growth factor, attraverso la sua interazione con uno dei suoi recettori, il TRCA, potesse avere la possibilità di proteggere o direttamente o indirettamente i coni. Uno potrebbe, per quanto riguarda la protezione diretta dei coni, opporre una obiezione, cioè che i coni non hanno i recettori per il TRCA, però questo vale per i coni non degenerati. Per i coni in fase di degenerazione si è visto che esprimono, questi coni esprimono il recettore per il TRCA, questo recettore che si lega alla molecola di NGF, esplicando la sua azione antiapoptotica. E quindi c'era un presupposto per poter condurre questo piccolo studio, che è stato fatto interamente alla Cattolica, al Policlinico Gemelli, e che poi è stato pubblicato su una rivista di medicina traslazionale. E in questo studio, in cui sono stati inclusi dei pazienti genotipizzati, quindi per l'epoca, essendo stato fatto 10 anni fa, non era così semplice poter avere questi casi, e le variabili principali di outcome sono state l'acuità visiva e il campo visivo e questo ERG che noi avevamo messo a punto. Sul volo sulla preparazione dell'NGF, chi vuole dei dettagli poi naturalmente sono disponibilissimo a fornirne. E quello che volevo sottolineare era questo, che un sottogruppo di malati ha avuto delle risposte favorevoli, nessuno ha avuto delle risposte, diciamo, di funzionali negative, cioè di soppressione, quindi non è una sostanza dannosa, ma alcuni malati hanno avuto dei miglioramenti dell'ERG dopo un mese dal trattamento, e questi stessi malati che hanno avuto un miglioramento dell'ERG, e ripeto, si trattava di un piccolo campione e di uno studio pilota, hanno avuto anche dei grossi, dei notevoli miglioramenti del loro campo visivo. Qui vedete addirittura questa paziente che diceva che io ero il suo angelo custode, questa cosa mi imbarazzava moltissimo, però venne al Gemelli e si muoveva, mentre prima non riusciva a muoversi, quindi ha avuto un incremento drammatico del campo visivo e ha continuato per anni e anni, e tuttora continua a chiedermi l'NGF perché ha avuto delle risposte estremamente positive che poi sono regredite. Così anche quest'altra malata aveva avuto delle risposte molto, molto chiare, a fronte anche di variazioni positive dell'attività. Sono questo per chiudere un attimo il discorso, volevo dire che questo è soltanto l'inizio di forse di un'epoca nella quale la neuroprotezione, con questi nuovi principi, possa giocare un ruolo, magari affiancandosi ad altre tecniche terapeutiche. Grazie per l'attenzione.